Giancarlo Fonseca, Lombardodier Investment Managers, Country Head Italy. Ecco, con lo scoppio della guerra si è pensato che il tema della transizione energetica avrebbe incontrato un grosso stop. Ma è andata veramente così e qual è la situazione oggi? Alla fine non è andata così. Alla fine la guerra è stato un evento tragico, certamente, ma sui temi della sostenibilità la guerra è stato un fenomeno che ha accelerato alcune dinamiche che si stavano già ovviamente formando, no? Sui temi della transizione ecosostenibile, in particolare sul più grande capitolo che riguarda la transizione energetica. Quindi stiamo vedendo in tutte le grandi aree del mondo, negli Stati Uniti con l'Inflation Reduction Act, in Europa con il Green Deal, con Repower EU, ma anche in Cina con tutte le azioni di incentivo alle energie rinnovabili, in particolare sul solare, che il bisogno di essere indipendenti energeticamente è diventata una scelta strategica. A questo punto, dal punto di vista degli investimenti sostenibili che hanno un ruolo sempre più importante, il tema della transizione energetica che ruolo riveste? Beh, ha un peso importante nelle strategie di transizione. Noi abbiamo il nostro fondo, pilastro della nostra offerta, si chiama Planetary Transition, ha un'allocazione importante sui temi dell'elettrificazione, perché poi transizione energetica cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo elettrificare il nostro modello di business, quindi entro il 2050 il 70% della nostra economia deve essere elettrificata. Quindi è un peso importante, però allo stesso tempo stiamo lanciando una strategia verticale che si chiama Future Electrification, partirà a breve, che è focalizzata totalmente su questo tipo di tematica, quindi certamente è un peso importante. Poi c'è tutto il tema legato ai materiali, quindi all'economia circolare, il tema legato alla rigenerazione del capitale naturale, che sono altrettanto importanti, però ecco, il capitolo dell'elettrificazione è certamente un capitolo che fa la parte del leone, ecco, se vogliamo dire. Grazie a Giancarlo Fonseca.